sono stati giorni di passione quelli vissuti in Casa Rossa Azzurra in questa settimana per onorare quelle che erano le scadenze, la fideiussione, la presentazione della fideiussione per rispettare appunto e consegnare a Francesco Baldini, il tecnico rossazzurro, il roster al completo e non fare ulteriori tagli o comunque rischiare di non avere la rosa a disposizione. La fideiussione è stata effettivamente onorata, versata, anche se non in toto si attende la risposta della Lega Pro in questo senso, però il Catania attraverso diverse cessioni, tra cui quella di Dall'Oglio che dovrebbe andare al Palermo, Gatto, Sales, proverà a tenersi stretto la rosa a disposizione di Baldini. È chiaro che si tratta di una situazione ancora molto delicata, non ci sono grossissimi investitori alla finestra, alla porta, in ottica futura. Si parla di un possibile nuovo socio in Sigi, che è la proprietaria del Catania. Un imprenditore, Francesco D'Antoni, con il figlio Salvo, che potrebbero entrare a far parte appunto della Sigi, della proprietà della Catania, e poi vedere un po' dove si arriva. Ecco, questa sensazione stona un po' con quelle che sono le parole dell'amministratore unico rossazzurro Nicole Mura, che oggi al quotidiano locale ha parlato di voci false che sono volte a disegnare una situazione melodrammatica che in realtà non esiste. Sappiamo però che il Catania incorrerà a punti di penalizzazione per non aver provveduto alle prime scadenze federali e quindi rimane una situazione molto delicata.